Ciao a tutti, sono Federico Baglioni. Oggi parliamo di un caso recentissimo che riguarda la polemica avvenuta al Maurizio Costanzo Show con Eleonora Brigliadori, una conduttrice televisiva che è andata via dal programma arrabbiata perché le è stata tolta la parola. Che cosa stava dicendo? Stava dicendo che lei era riuscita a curarsi dal tumore senza la chemioterapia, ma con semplicemente una dieta vegana. Ha accusato praticamente il mondo scientifico di creare delle false cure come la chemioterapia, vi dicendo, e che questo era tutto taciuto, vi dicendo. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Allora, è innegabile che la chemioterapia e la radioterapia abbiano delle forti limitazioni. Perché? Perché hanno degli effetti collaterali a volte veramente devastanti. E questo sicuramente non è da sottovalutare. Va detto però che innanzitutto negli ultimi anni, decenni, c'è stato un avanzamento enorme con effetti collaterali che stanno gradualmente diminuendo. E secondo, purtroppo, molte malattie sono difficili da contrastare. Che cosa propone la Brigliadori? Praticamente sfrutta un po' delle teorie, delle cure che sono state proposte nel corso degli ultimi anni, che sono essenzialmente una dieta vegana e un misto tra la nuova medicina germanica di Hammer, il metodo Gerson e via dicendo. Ci sono delle basi. Allora, praticamente, secondo la medicina di Hammer, i tumori hanno origine praticamente da dei conflitti interiori e quindi sono questi conflitti che vanno sanati prima di poter sanare il tumore praticamente. Non ci sono delle basi, nel senso che tutto quello di cui si è parlato nella medicina Hammer non ha un fondamento scientifico, non ci sono alcune prove perché si basano proprio su degli errori. Sarebbe bello poter dire di avere una soluzione per i tumori di tipo, diciamo, psicologico, ma purtroppo non è così. La psicologia ha un impatto fondamentale nella cura del malato, ma non è l'unica via, purtroppo. È essenziale, ma non assolutamente sufficiente. Il metodo Gerson invece sfrutta appunto il fatto di eliminare tutti gli elementi di origine animale, principalmente appunto solamente vegetali, e con dei clisteri particolari. Anche in questo caso non c'è alcuna prova scientifica. È vero che una dieta a maggioranza di base vegetariana favorisce una migliore salute. È vero che può aiutare, ad esempio, a appunto prevenire le malattie. Questo è verissimo, ma purtroppo non c'è alcuna dimostrazione scientifica sul fatto che possa curare, tantomeno da sola, i tipi di tumore. C'è chi ha propagandato questo metodo Gerson dicendo di essere riuscita a curare le proprie malattie. Questa persona semplicemente stava imbrogliando e ha imbrogliato un sacco di persone che hanno creduto in questo metodo. Quindi in conclusione, che cosa dobbiamo capire da questa situazione? Che la chimioterapia e la radioterapia funzionano. Non funzionano sempre, purtroppo, e non sono purtroppo sufficienti a volte a guarire un malato. C'è anche una componente importante psicologica, c'è una componente importante dello stile di vita e quindi anche dell'alimentazione, però nessuno degli altri fattori può prescindere dall'utilizzo purtroppo di tecniche di asportazione del tumore o trattamento del tumore. E d'altra parte la dieta vegana può essere, insomma, utilizzata, ma non è sicuramente un rimedio efficace contro i tumori, tantomeno lo è il considerare appunto la risoluzione dei traumi come possibilità per curare i tumori. Quindi attenzione a distinguere quelli che sono dei buoni stili di vita, per esempio, o buoni modi di accogliere il paziente con il propagandare delle teorie che non hanno alcun fondamento scientifico, perché queste qui sono veramente, veramente molto dannose. Grazie e alla prossima.